di cappelli e di uomini ne esistono 100.000 tipi a questo mondo, ma di alpini e di cappelli come il loro ce n'è una specie sola, che nasce e resta unica intorno ai monti d'Italia. Ci vuole pazienza, bisogna prenderli come sono, come il buon Dio li ha voluto. E se a volte sembra che tutti e due si diano un po' troppe arie per dire quella bella, bisogna concludere che non è vero. Prova ne sia che spesso quel cappello lo si fa usare come paniere per le uova, per le patate ancora sporche di terra. Bisogna pensare che a volte sta a galla su un mucchio di legno e non calza più, perché la testa del padrone sotto se ne sta sfasciata per fare il suo dovere. Bisogna sapere che quel cappello, a guardarlo, dice giovinezza per tutto il tempo della vita. E alla fine, quando non è proprio più il caso di piantarlo sulla testa, vuol dire che l'alpino ormai è morto, poveretto. E quasi sempre se lo fa mettere sopra la cassa e sta lì a dire che chi c'è dentro era in fondo un buon uomo, allegro, in gamba, con un fegato sano e un cuore così.